Eccoci tornati a SOS Arezzo TV, un anno dopo, eravamo stati qua l'anno scorso. È bello che l'immutabilità a questo posto, cioè lo scalo, quello che doveva essere questo, lo scalo merci di indicatori. Nel deserto, frutto dei nostri tempi, frutto della crisi. Essendoci crisi non c'è nessuno che investe, non ci sono aziende che costruiscono e questo è il risultato. Abbiamo fatto tutta quest'opera nei momenti in cui il mercato tirava, le costruzioni tiravano, poi si è bloccato tutto, si è fermato tutto e questa non era pronta per quando ripartirà l'economia. Speriamo. Se no rimango così per un pezzo. Anch'io temo che questo secondo epilogo. Lo so, però purtroppo non c'è da fare, non si fa assolutamente niente. In attesa degli eventi che verranno, in attesa di eventuali finanziatori, eventuali investitori che possono investire in quest'area e quindi di conseguenza far ripartire il tutto. Io credo che forse sarà opportuno pensare a cosa farci in quest'area. Ma ripiglierà l'economia, dai, prima. No, ma farci qualcos'altro, perché sicuramente oggigiorno sì, lo scalo merci che serve. Facci qualcosa. A togliere gli autotreni dall'autostrada. Sì, ma però come vedi non è che c'è un percorso di questo. Lo so, perché non c'è neanche volontà delle Ferrovie dello Stato di fare investimenti sul settore merci, perché le Ferrovie dello Stato gli interessa solo e esclusivamente il Freccia Rossa e quindi anche, vedi, anche i treni a livello locale, le problematiche che ci sono, a livello regionale. Cioè le merci arrivano qui oggigiorno, chi dove vanno poi, una volta che arrivano qui? Questo dovrebbe essere uno scambio intermodale per cui le merci dovrebbero essere dalla zona da Grosseto fino a qui, dovrebbe essere portate in questo scalo e poi via ferrovia essere spedite. Andiamo a vedere proprio, perché vedo dei rifiuti, eh? Andiamo a vedere. Intanto che andiamo là, dico, facciamo un elogio al nostro professore Sinatti, il quale un'altra volta, nonostante le avversità che trova sempre nella sua città, è riuscito a fare un'altra bellissima manifestazione e coinvolgere in città una serie di numerose di persone che hanno portato un po' di ricchezza e un po' di turismo in questa città. Caro Fabio Sinatti, sai che maratonina ci viene qui? Guarda, qui c'è un percorso bellissimo. No, caro Sinatti, persisti a stare in centro, persisti a fare quello che fai, lascia fare quello che scrivi nei giornali, perché l'interesse dei giornali è soltanto il traffico e basta, e niente altro. Quindi persisti, fai tutto quello che devi fare, perché fai una cosa egregia e vai in tasca a tutti coloro che ti denigrano e che mettono la manifestazione nel secondo piano rispetto alle problematiche che ci sono state sul il traffico in città di domenica mattina. Mandali a quel paese. Allora qua intanto c'è il deposito di bottiglie di plastica. Sì, deposito di bottiglie di plastica, deposito di altre, come va bene? Rispetto all'area che è non c'è niente. Cosina c'è, ma rispetto all'area che c'è non c'è niente. Qui viene già utilizzato come deposito bagagli. Perché la stazione è chiusa, esatto. Quindi, giustamente. È deposito bagagli, già qualcuno qui in un posto che non lo vedono ha già approfittato del fatto dell'area che è completamente abbandonata per depositare merci di ogni genere che non gli servivano più, pensando che qualcuno venisse qui e la utilizzasse, però purtroppo nessuno la utilizza e qui è uno sfascello. Beh, un bel televisore, ti interessa? Bello duro. Un tubo catodico rotto, ma vecchio. Vabbè, insomma, c'è anche il materasso. Materasso. Per il sole. Qui se vuole può prendere anche integrale, tanto c'è nessuno. Quindi qui, dai. Gli usi. Dovrebbe portare quel volantino, quello del volantino dell'altro giorno. L'altro giorno. Allora, guardate quest'area, guardatela bene, perché l'anno prossimo sarà uguale, giusto? Salvo orrori, può darsi. Non si sa cosa può nascere, cosa può venire fuori. Se l'economia riprende, se arriva un investitore, se l'amministrazione si dà da fare a concedere i permessi alla svelta e non andare sempre alle calende greche, perché qui l'hai visto quel bel fabbricato BRT? Sì, quella della tua strada, lungo la tua strada? Sì. Doveva venire qui. Aveva acquistato qui. Poi le lungaggini burocratiche hanno fatto sì che andasse a Terranova e quindi non soltanto la costruzione, non soltanto ha messo in crisi questo, ma anche il personale è andato tutto nel Valtarno. Allora, vi salutiamo. Il lavoro che se ne sono andati. Vi salutiamo anche con questo tombino aperto, che è così, come omaggio finale di questa nostra venuta qui a quello che dovrebbe essere, ma che non diventerà mai probabilmente, forse, lo scalo merci di Indicatori. Ciao. Ciao Andrea.